Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Il Movimento 5 Stelle avrebbe ricevuto nel 2010 una valigia piena di soldi in arrivo dal Venezuela. Si parla di 3,5 milioni di euro che nel 2010, tramite una valigia zeppa di contanti, fu inviata al consolato del Venezuela a Milano, destinazione Gianroberto Casaleggio. Salta fuori anche un documento segreto che poi proverò a leggervi, è scritto in spagnolo, ve lo traduco e vediamo la ricostruzione. Quindi Nicolás Maduro, il presidente del Venezuela, autorizza l'invio di una valigia piena di soldi contenente 3,5 milioni di euro a Milano per finanziare in nero il Movimento 5 Stelle, partito nato nel 2009. L'accusa viene accompagnata da un documento classificato come segreto dalla Direzione Generale dell'Intelligence Militare del Venezuela, quindi dagli apparati di sicurezza, o chiamiamoli anche servizi segreti civili e militari del paese sudamericano. E arriva al quotidiano spagnolo ABC. L'ambasciata venezuelana in Italia smentisce il contenuto dell'articolo. Ovviamente, le autorità di Caracas agiranno in sede legale. E dice, scrive Casaleggio, io non so perché un giornale spagnolo racconti in copertina una notizia falsa. Io non so perché i giornali italiani non approfondiscano minimamente la notizia, scoprendo, ad esempio, che se ne parlò anche negli anni scorsi, ma finì nel nulla, come tutte le notizie false. Dice il figlio del fondatore Davide Casaleggio, appunto. Perché i soldi erano inviati al padre Gianroberto, o sarebbero stati inviati al padre Davide Casaleggio, che adesso è presidente dell'associazione Rosso. Sul blog delle stelle annunciano delle querele. E aggiungono che loro sono sempre stati, il Movimento 5 Stelle, scrivono sul blog, è sempre stato finanziato in modo trasparente e siamo gli unici ad aver reso pubblici tutti i bilanci, anche di dettaglio, prima ancora che fosse la legge a richiederlo, sottolinea Casaleggio, che aggiunge l'attacco diffamatorio del quotidiano di destra e monarchico, di destra e monarchico, ABC, no ABC, non è in inglese, ma è ABC in spagnolo, nei confronti del Movimento 5 Stelle e soprattutto di Gianroberto Casaleggio è vile, dice Alessandro Di Battista, grande amico di Davide Casaleggio. Non vi è cosa più oscena che attaccare persone non più in vita che non possono difendersi, ma secondo voi, perché un quotidiano spagnolo dovrebbe tirar fuori una notizia falsa su un partito italiano? Che cosa ne avrebbe in cambio? Nulla. Comunque, andiamo avanti. Vedremo se questo documento, che poi vi leggerò, vi tradurrò dallo spagnolo all'italiano, se è reale. All'epoca dei fatti, Maduro non era presidente, ma era ministro degli esteri. Giancarlo Di Martino, console della delegazione diplomatica venezuelana a Milano, quindi sembrerebbe sembrerebbe italiano. Giancarlo Di Martino è console della delegazione diplomatica venezuelana a Milano, quindi sembrerebbe un italiano come console del Venezuela. Dice e sostiene il giornale ABC, orientato verso la destra popolare, avrebbe fatto da intermediario prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ideologo e fondatore del movimento scomparso nel 2016, ricevesse il denaro in contanti. Il documento riservato pubblicato da ABC, scusate, mi confondo sempre,
indica come Casaleggio promotore di un movimento rivoluzionario e anticapitalista di sinistra nella Repubblica Italiana. E poi continua la ricostruzione del foglio spagnolo, che dice i 3,5 milioni di euro sono stati inviati in modo sicuro e segreto attraverso la borsa segreta, come si legge letteralmente nel fascicolo dell'intelligence militare che Hugo Carvajal, allora capo dell'intelligence militare, fuggitivo dalla giustizia dallo scorso novembre, dopo che era stata approvata la sua estradizione negli Stati Uniti. La giustizia americana sta indagando per crimini legati al traffico di droga e fornendo armi ai guerriglieri delle FARC colombiane. Quindi un bel quadro di personaggi venezuelani. La somma per finanziare il Movimento 5 Stelle, che non ha mai preso posizioni aperte contro il regime di Caracas, aggiunge ABC, proverebbe dai fondi riservati gestiti dall'ombra dall'allora ministro degli interni e oggi vicepresidente dell'economia, Tarek El Aissami, come si evince dal testo dell'invio pubblicato da ABC. El Aissami era ed è una delle persone nella cerchia di fiducia del presidente attuale, Maduro. Ma dietro l'episodio della borsa segreta ci sarebbe una storia. La nota dell'intelligence militare, cioè i servizi segreti militari del Venezuela, arrivò, dice ABC nel suo articolo, arrivò ai loro archivi perché la situazione verificatasi al consolato di Milano aveva causato un incidente interno. Un funzionario dell'ufficio addetto militare aveva trovato la valigia con i 3,5 milioni di dollari. Scusate, non erano euro, ma erano 3,5 milioni di dollari, e l'aveva portata all'attenzione di Hugo Carvajal. Quest'ultimo ha indagato sull'origine e sul motivo della spedizione, ritenendola a posteriori valida. Non sorprende che El Aissami e Maduro lo avessero autorizzato. La spedizione si conclude come segue: sono state impartite istruzioni verbali al nostro funzionario in Italia per non continuare a riferire sulla questione che potrebbe diventare un problema diplomatico tra Italia e Venezuela. Il giornale spagnolo sottolinea poi di aver chiesto una replica su questa vicenda sia al governo venezuelano sia al Movimento 5 Stelle, senza però ricevere nessuna risposta. Beh, questo fatto, vediamo questo documento che vi vado a tradurre. Vediamo se si riesce anche a leggere, se si riesce a leggere questa fotografia. Ve lo vado a tradurre in un video successivo a questo. Questa è una bomba politica perché sarebbero, utilizziamo il condizionale, sarebbero arrivati fondi illegali in nero da un altro paese per il Movimento 5 Stelle nel 2010, subito poco dopo la fondazione del partito che è stato fondato nel 2009. Vedremo quello che succederà, perché si era tanto parlato del Russia Gate, dei soldi dalla Russia per il partito della Lega, vi ricordate? In realtà non era mai arrivato nulla. Qui siamo di fronte a un documento che era segreto, che è stato trovato da ex funzionari dissidenti ed esuli del regime venezuelano che hanno fornito alla stampa. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Certo, questo è un colpo incredibile giornalistico e vediamo soprattutto se alla fine si riuscirà a capire se questo documento è reale. Io ve lo leggerò in spagnolo, ve lo traduco in italiano. Io sono anche, ho un diploma, una certificazione internazionale come nella lingua spagnola con livello C1 del quadro europeo. Io vi ringrazio e vi
Tra poco ci vediamo nel prossimo video per la traduzione del documento. Vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Vi ricordo, siamo anche su Facebook, nella pagina Tele Italia. Arrivederci.